Hi guys, Fala Galera, la Chicos, ciao ragazzuoli. Oggi siamo qui con un video informativo riguardo il nuovo update che forse già tutti sanno. Uscirà il 7 giugno, ragazzi, l'update del Finance and Felony in inglese, cioè dei fenomeni del furto e della finanza, in cui voi potrete creare con i vostri amici un'organizzazione criminale per la prima volta in GTA Online e attraverso vari business, contrabbando, droga, cose del genere, potrete fare soldi e cercare di scalare le classifiche dei boss migliori in GTA Online. Però noi ci vogliamo concentrare sull'uscita della nuova auto, ragazzi, della Pegassi Reaper. Quest'auto, ragazzi, è, diciamo, come vedete, ispirata in realtà, diciamo, dalla Hypersport Lycan, che è quest'auto qui, ragazzi, bellissima, che costa nella realtà di fatti, diciamo, nella realtà 3 milioni di euro addirittura, ragazzi. Forse prende spunto anche da quest'auto qui, la Lamborghini Centenario, che costa in realtà 2 milioni di euro. Quindi, se vogliamo fare una comparazione tra il gioco e il prezzo della, diciamo, dell'auto nella realtà, e se vogliamo poi comparare anche ai prezzi più cari che ci sono ora in GTA Online delle auto, diciamo, subito ci ricordiamo della T20, ragazzi, che costa 2 milioni di euro. E io credo che, vedendo anche il trend di GTA Online con i DLC delle auto lowrider che sono costate tantissimo per modificare, eccetera, con yacht, eccetera, eccetera, credo che quest'auto minimo, ragazzi, costerà 3 milioni di euro in GTA Online. Quindi, ragazzi, probabilmente avremo questo prezzo qui, non credo, meno di 3 milioni di euro, 3 milioni di dollari, scusate. E secondo me potrebbe anche essere, è un prezzo esagerato, sì, ma potrebbe essere un buon affare, nel senso che almeno l'auto si usa, diciamo, con un'auto del genere si usa in free mode, si usa nelle gare, quindi viene sfruttata, non come le lowrider che, ragazzi, parliamoci chiaro, una volta che le comprate speso un milione e mezzo di dollari per modificarla e renderla più figa possibile, poi dopo le 4-5 volte, le 10 volte che la usi in free mode, ragazzi, viene messa lì nel garage a prendere la polvere. Quindi, ragazzi, almeno in questo caso io sarei anche, tra virgolette, felice di spendere 3 milioni di euro, anche se non voglio neanche comparare quanto, diciamo, costano nella vita reale, diciamo, se compariamo con le shark cards, ok, il valore di 3 milioni di euro con il valore dei soldi reali, quindi è letteralmente ridicolo come affare, ecco. Però vabbè, raga, il gioco esiste da quasi 3 anni, update pesanti non ce ne sono stati in ultimi mesi, quindi ci può anche stare, tra virgolette. Fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate. Lasciate un like, ragazzi, che con il nuovo aggiornamento di iOS, di Android, di YouTube e l'applicazione YouTube, i like sembrano che non siano più bugati, quindi, ragazzi, aiutatemi per cortesia. E fatemi sapere nei commenti se voi andrete a comprare quest'auto o aspettate invece di vedere qualche video dell'online per capire quali siano le prestazioni e come sia esteticamente il tutto. Ragazzi, ci vediamo al prossimo video, ora parlerò anche in inglese, se volete restate comunque qui, grazie ragazzi, alla prossima. Ok guys, today we are in a video, an informative video about the new update of Finance and Felony. As you already know, it will coming in the 7th of June. Guys, we are concentrating on the new Pegassi Reaper and how much cost it. If you want to compare this car with the real inspiration of this car, the Hypersport Lycan, that the cost is real life 3 million of euros. Guys, I think that in GTA Online this car will cost about minimum 3 million of dollars. Now I explain why. Okay, if you want to compare the last prices of the last DLC, lowriders, or all those stuff that cost millions and millions of dollars, I think that the minimum for this car will be 3 million dollars, guys. So I don't know if it will be a good deal, but if you want to compare to spend 1 million for a lowrider cars and 3 million for a supercar that you can use in free mode and in a stunt race, guys, I prefer to spend 3 million dollars on this car. Let me know in the comments what you think about this. Let me know in the comments if you want to buy this supercar, and see you in next video.